Sono Claudia Di Giacomo, project leader di Fabula Mundi e di PAF. Siamo reduci da questa settimana a Londra, ospitati anche dal Royal Court, dall'Istituto di Agricoltura. L'opportunità di portare qui in residenza un gruppo di autori e di autrici italiani è stata molto preziosa per lo scambio che c'è stato con gli artisti e le artiste di questa straordinaria città e per tutto il lavoro di approfondimento e di centralità del testo che c'è qui nel Regno Unito. I cannot tell you how exciting it was for the playwrights to be able to get the words on this temple of new writing. So my name is Francesco Alberici and I am a playwright and director and actor. I'm Italian. And my play, which is called Bidi Di Bodi Di Bu, it's mainly about my brother and about his work and the world of jobs today in Italy that is quite similar in the whole Europe. You know, the problem with big companies, the contracts, the easy way to fire someone. Why didn't you tell me? Why didn't you just say so at the time? We would have helped! Would have found a way. It's been very beautiful, this process, because it gave me the possibility to work again on the text, work again on the characters, and define some little changement, variations from the beginning version. And so it's been super useful. Sat at the piano and started improvising. So, yeah, this is the National Theatre Studio, and as you all noticed, it's not in the National Theatre. It's a kind of separate satellite building, and that kind of defines the thing that's different about the way in which the National Theatre engages with new work and with playwrights. Sono Margherita Laira, sono una senior lecturer in drama alla University of Kent a Canterbury e mi sono occupata di questi workshop online curati da PAV e Fabula Mundi e abbiamo poi presentato dei reading online che sono stati ben ricevuti e molti si sono collegati, però insomma la parte del contatto umano e della presenza ci è mancata molto, per cui abbiamo pensato di spostarci poi in presenza, di invitare tutti gli autori che hanno partecipato ai workshop online, di farli venire a Londra per incontrare gli attori in carne e ossa e i registi in carne e ossa e lavorare con loro per poter fare uno scambio ancora più profondo, diciamo, e potersi guardare negli occhi e capire un po' come si lavora qui e come si lavora in Italia e fare uno scambio, un dialogo. We really see this as a venue where people keep working on plays right up until press night, so there's quite a lot of chopping and changing and making sure that the script feels really live and that we're interrogating stuff until the last possible moment, which is really fun and exciting and makes my job really hard. Io sono Magdalena Barile e ho scritto il testo Gentleman Anne. Il testo è ispirato a una nobile donna inglese dell'Ottocento che ha lasciato molti diari e ha lasciato dei racconti, ora sono patrimonio dell'UNESCO, a proposito del suo amore per le donne, soprattutto di questo matrimonio, considerato il primo matrimonio lesbico moderno. È molto interessante portare questo testo a Londra in traduzione, con la traduzione di Margherita Laira, perché io ho scritto un testo che racconta di domidonne inglesi, di letteratura romantica inglese, quindi in qualche modo era già proiettato in questa dimensione, quindi direi che sentirlo tradotto è quasi come sentirlo nella lingua in cui non l'ho scritto ma l'ho immaginato. Are you suggesting that time only lesbians were able to read and write? This is reverse discrimination. I didn't say that. E credo che per loro sia stata, spero, un'opportunità
per confrontarsi con un sistema, un ambito simile ma diverso rispetto all'Italia per quanto riguarda lo sviluppo della drammaturgia contemporanea. Londra ovviamente è una città che vive di teatro, che sviluppa moltissima nuova scrittura. Sia stato abbastanza interessante per loro e anche spero di ispirazione vedere come ci siano diversi modi di sviluppare testi, diversi modi di raggiungere un pubblico. We talk a little bit about it being a sort of intimate space with an epic stage, because we try to have both of those qualities, both intimacy and sort of rewarding really good acting and character journey. Was it painful for you, having a mum who was never around? I'm not so close to my mother, that's all. Mi chiamo Francesca Caprioli. Mi chiamo Valeria Bellardelli. E il nostro testo si intitola Tipping Point. E racconta una macro storia che è quella della crisi climatica. Corals have bleached several times. E una micro storia che è una storia di due esseri umani, una donna e un ragazzo molto giovane che è il figlio che lei ha venduto quando era molto piccola. E il loro incontro è il binario su cui si muove un discorso più grande, più complesso, che è quello della natura che stiamo distruggendo. I'm not so close to my mother, as I said. Per noi lavorare con attori e una regista inglesi, quindi a lavorare in un'altra lingua, è stato molto interessante, ma anche un grande arricchimento, non solo a livello di lingua e di parlare con persone di un'altra cultura e di un'altra lingua, ma proprio anche per il nostro testo, perché poi vederlo un po' da fuori, quindi vederlo attraverso la lente di qualcun altro, quindi attraverso la lente di un'altra lingua, ci ha permesso di tornare anche al nostro testo con un altro sguardo. There's no one here, Miss Hydrangea. Mrs. Honeysuckle starts undressing Mrs. Hydrangea. You don't think it's appropriate? We've come here on purpose to free ourselves and feel the vibrations, Miss Hydrangea. Mi chiamo Valentina Diana e scrivo teatro, narrativa e poesia. Questo testo si chiama Il Grande Spavento, The Big Fright. Quindi un testo che è nato si è costruito gradualmente con delle improvvisazioni. Il tema è quello della paura, della solitudine e delle soluzioni palliative che vengono proposte per diciamo far fronte a questa dimensione di solitudine. In questo caso si tratta di una terapia assolutamente assurda con le piante, e queste persone si incontrano e si chiudono dentro una serra per sentire le vibrazioni. In realtà tutto il testo è improntato sulla relazione tra queste persone, quindi tutto quello che in realtà è importante che accada accade fuori da questa serra con le piante e accade tra loro, per dire proprio le cose in modo molto breve. They keep you warm. But what about a nice bra? A nice pair of culottes? Culottes? L'esperienza qui a Londra e anche prima con Fabula Mondi è stata molto interessante per me, perché penso che per un autore affrontare il proprio testo in un'altra lingua, in particolare con l'inglese, che è una lingua estremamente asciutta, sia una grandissima occasione di capire molto di più in profondità il testo. Quindi in realtà, dopo aver lavorato con gli attori, sia per la versione diciamo di lettura soltanto su Zoom e poi anche in questa occasione, ho fatto ancora delle revisioni del testo in italiano, perché è un altro sguardo, proprio un altro modo di guardare al testo. Playground è un progetto di ricerca e sviluppo testi che nasce appunto all'interno della nostra sezione, diciamo, di sviluppo di drammaturghi e drammaturghe, per dare loro degli strumenti in grado di potersi confrontare anche con dei contesti internazionali. E Playground Londra nasce grazie al supporto dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra e anche grazie all'Associazione Area 06, e insieme, diciamo, abbiamo progettato
una serie di workshop che hanno avuto prima, diciamo, uno sviluppo online e poi finalmente adesso a Londra per una settimana di residenza insieme a 7 autrici e autori italiani, a 3 registi inglesi, 2 curatori, diciamo, anglo-italiani e in realtà Omar è un regista italiano palestinese e un gruppo incredibile di attrici e di attori, quindi siamo molto contenti di stare qui. Welcome to the Young Vic. Mi chiamo Nalini Vidulamutusami e sono una drammaturga, vengo dall'Italia. E per questa residenza di Londra ho scritto un pezzo che si intitola Bleach Me. Bleach Me è la storia di Ada, o piuttosto della pelle di Ada, perché Ada è una donna afrodiscendente, una scienziata, che scopre all'improvviso di essere incinta. E questo le crea tutta una serie di disagi personali, perché Ada comunque non vuole mettere al mondo un'altra persona, un altro essere umano, che come lei dovrà vivere il razzismo sulla propria pelle. I don't think I want this thing. Don't be so hasty. No, no, you don't get it. I don't think I can do this. Why? Durante la settimana che abbiamo fatto qui di residenza a Londra abbiamo lavorato sul testo in due modi. Innanzitutto abbiamo cercato di attualizzare il linguaggio, perché c'è stata una traduzione in inglese ovviamente che è stata però molto littilare, che in questo caso attraverso con l'aiuto degli attori abbiamo cercato di attualizzare. Poi abbiamo testato fattivamente la validità delle scene, ovviamente con un lavoro collettivo assieme al regista Atri Banerjee, e devo dire che è stata una settimana molto prolifica per me, molto ricca, perché ho potuto constatare l'effettivo valore del lavoro che ho fatto e nel confronto sia con il regista sia con gli attori. It would be so much better if we could all look at each other through an ultrasound scan. Skin colour would no longer be an issue. I love your skin. It's not about you! Ah, it's not about me. Sono Pier Lorenzo Pisano e ho scritto il testo Carbonio. Lavorare con attori inglesi è veramente interessante, perché c'è pure questo passaggio, no? C'è la prima parte di dialogo che è molto cinematografica, frasi concise, che si presta molto a un lavoro sulla lingua inglese, mentre la seconda parte sono dei monologhi senza mai un punto, dove invece si mette proprio alla prova la lingua inglese. Quindi a face of Trump. Per me è molto interessante vedere come questi, appunto, corpi diversi reagiscono all'italiano, e mi fa porre molte domande nuove. I don't have anything to compare it to. You know what I mean? Yeah. It's as if it wasn't one of us. But it came from somewhere else and somehow I knew that.